se non la facciamo più, non si chiameranno Blocchi. Abbiamo appuntamento lunedì mattina con la Guardia di Finanza per portare alcune documentazioni e conti correnti che abbiamo in nostro possesso e li portiamo alla tributaria. Di Pervigile perderà la licenza per questi ammanchi che ci sono stati. Indagini in corso, le nostre sono solamente delle congetture, nient'altro, però i sindacati sono preoccupati e quindi da lunedì comincerà una battaglia sindacale per tentare di salvare il posto di lavoro a quante persone che fino a ieri lavoravano e oggi in un batter d'occhio si sono trovato in mezzo alla strada. È stata revocata la licenza perché l'amministratore attuale è stato condannato a 18 mesi, una condanna di 18 mesi, Andrea Satiro, per dei problemi sempre di gare, di appalti, di fitti locali, non so quale motivo. E la cosa che lascia molto perplesso è per quale motivo la società, una volta che ha visto il suo amministratore giusto essere condannato, perché non ha provveduto a cambiare, diciamo, l'amministratore e per fare opposizione al TAR per quanto riguarda la revoca della licenza. Tutto è taciuto. Tra l'altro non ci pagano nemmeno le quote sindacali, l'azienda trattiene anche i soldi sulle buste paghe dei lavoratori e non li versa al sindacato. Anche questo bisogna dire, ma la cosa grave è che io non sopporto il fatto che la gente per calcoli personali, per fare più soldi, butta in mezzo alla strada 300-400 posti di lavoro complessivi in una situazione di questo tipo. C'è Bel Natale che fa fare a sta gente. Noi, tenete conto, non è una fabbrica che chiude, che il posto di lavoro non c'è. Il posto di lavoro c'è, ci sono, perché questi lavori li fanno i lavoratori, li fanno i lavoratori dappertutto, sono altre imprese che sono subentrate, che si sostituiscono. Questo è un gioco del network. Che cos'è il network? Sono società nazionali dove si sono buttati dentro anche aziende nostre significative, sono società finanziarie. Loro prendono tutti i lavori e poi li appaltano, li danno in concessione a questi istituti di vigilanza. La cosa brutta è che la legge prevede che quando subentra una nuova società deve assumere il personale vecchio. Certo, questa gente quindi dovrebbe essere... Perché il lavoro c'è, il lavoro di questo, per capirci, la BNL, loro facevano il pianoramento davanti alla BNL, sì. La BNL, adesso l'ipervigile non c'è, subentra un'altra azienda, deve mettere sempre il lavoratore davanti alla BNL, ma non sono questi. Non passerà, non passerà. La prefettura di San